proprio di Giovanni Fiorillo. Ah, che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Di Giovanni Figuera, edizioni Ares. Legge la motivazione Francesco Paolo Cassaura. Sotto l'incipit del Salmo 8, quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi? E il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Dopo quest'incipit, dunque, Giovanni Figuera inizia il lungo itinerario della sua ricerca. Dapprima raccoglie dati sul modello di uomo ideale nell'epoca contemporanea, che ha perduto ogni certezza intorno a Dio fino a farne a meno. Poi descrive il carcere cui abbiamo ridotto la realtà per cadere nella solitudine delle nostre vite. La constatazione di Michel de Montaigne che tutto quello che è sotto il cielo è sottoposto ad una legge e ad una sorte uguale conduce a considerare il ritorno dell'uomo scimmia. E da questa riduzione animalistica deriva l'uomo macchina, dal materialismo dunque al positivismo più radicale. Ma ecco a questo punto il monologo pirandelliano del fu Mattia Pascal. La natura ha faticato migliaia, migliaia e migliaia di secoli per salire questi 5 gradini dal verme all'uomo. Si è dovuta evolvere, è vero. Questa materia per raggiungere come forma e come sostanza questo quinto gradino, per diventare questa bestia che ruba, questa bestia che uccide, questa bestia bugiarda, ma che pure è capace di scrivere la Divina Commedia e di sacrificarsi come ha fatto sua madre e mia madre, e tutto ad un tratto paffete, torna a zero, c'è logica, ma diventerà verme il mio naso, il mio piede, non l'anima mia, per l'altro. La serie dei capitoli sull'Homo Economicus, l'Homo Sapiens Technologicus, gli anti-eroi e gli superuomini esaurisce la parte prima e apre la seconda, dedicata alla coscienza dell'uomo nel passato. Ora siamo nell'antichità, che scopre l'anima e l'uso della ragione e vive l'età dei patriarchi e degli eroi. Ebrei, greci e romani, la strutturano con la loro profonda religiosità e potente razionalità. Poi il Medioevo, con l'idea di uomo peccatore, chiesa salvifica. L'uomo moderno nasce con lo spirito dell'individualismo, l'illuminismo che attacca la tradizione e poi con la solitudine dell'eroe romantico. L'uomo nell'epoca delle ideologie conclude questa seconda parte e conduce alla terza, intitolata Ripartire dall'umano e articolata in sentimenti e stati d'animo quali il desiderio, lo stupore, l'amore, l'appartenenza e la responsabilità. La quarta parte tratta della speranza nel terzo millennio e ha pertanto un nuovo umanesimo, missione, cultura, politica e persona. Di quest'ultimo capitolo va ricordata come chiave di tutta l'opera la frase conclusiva. Quindi il cristiano opera indefessamente, con spirito caritatevole, come se tutto dipendesse da lui, ben conscio però che è Cristo che compie tutto e a lui solo tutto va quindi affidato, perché come scrive San Paolo non abbiamo qui una città permanente,
ma tendiamo alla città che deve venire. È opera di raffinata suggestione educativa in vitale consonanza con alcune finalità proprie del premio Capri San Michele. Dipinto la figura un veliero che naviga verso l'isola di Capri. Ritira l'autore, Giovanni Figuera, accompagnato dall'editore Alessandro Di Valli. Consegnano Angelo e Michela Pellino.